Due pregiudicati, un albanese di 25 anni e un italiano di 29, sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri del nucleo investigativo subito dopo aver aggredito un imprenditore cinese allo scopo di strappargli dal polso il Rolex. La vittima, che abita alle Fontanelle, stava rincasando quando i due uomini sono entrati in azione. Nonostante lo spray urticante usato per abbassare le difese e nonostante le botte, il cinese ha opposto una decisa resistenza che ha convinto i due pregiudicati a rinunciare alla rapina e ad allontanarsi a bordo di un'auto, che però è stata intercettata dai carabinieri impegnati in uno specifico servizio organizzato proprio per contrastare le rapine in strada. I due uomini sono stati inseguiti per qualche chilometro e bloccati in viale Leonardo da Vinci. Nella macchina sono stati trovati 4.000 euro in contanti. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere della Dogaia. La vittima, che non si esclude fosse già da giorni pedinata dai malviventi, è stata portata in ospedale. I medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.